Credo che l'approccio è una partita ancora aperta, ovviamente, quindi direi che sarà un approccio simile da entrambe le parti come la prima gara, con un vantaggio da parte loro, questo sappiamo, ma l'atteggiamento non credo che cambierà. Facendo i gol che servono per passare il turno e poi dobbiamo giocarla, 11 contro 11 dall'inizio e poi dopo... alla fine gara vediamo chi è venuto fuori vittorioso, passerà solo una squadra, diciamo che la prima gara ci ha dato delle indicazioni sulle nostre possibilità, sappiamo che qui sarà molto duro, molto difficile, ma d'altra parte è un'altra opportunità di superarci. Come nella vita si fa tante volte. Sì, sono dei bei ricordi, quindi mi hai fatto sorridere un po', che sicuramente, come ho detto prima, il Milan è un club che ha una storia che parla per sé e quindi i giocatori sentono questa cosa quando vanno in giro, sia in campionato, sia specialmente poi quando si va in Europa, dove la storia si insegna tante cose. Che un anno difficile come 2007, con tante veramente complicazioni, siamo riusciti a tirar fuori energie da per dove non c'era e fare partite contro avversari molto importanti. E quindi questo in testa da parte mia certamente mi dà fiducia, ottimismo per affrontarlo con molto coraggio. E di, come ho detto prima, di dare la sensazione di lottare come un gruppo, di dare la sensazione di giocare con il cuore, tutte le cose che vengono molto prima dell'aspetto tecnico-tattico. Credo che queste stesse cose ho detto anche prima della prima gara, li ripeto anche oggi, perché poi il resto è abbastanza una conseguenza.